Ciao a tutti. Allora, questa sera io... Grazie, Jack. Questa sera ho l'onore di predicare, voglio ringraziare i past per questa opportunità e voglio ringraziare voi in anticipo per la vostra attenzione. Sarà sicuramente una serata molto bella, lo è stata finora, ma quanto è stato bello il secondo pezzo che hanno fatto? Degno... Poi lo rifacciamo alla fine, ma non lo canto io perché non sono bravo, ok? È stato bello finora e sono convinto che sarà molto bello adesso, alla fine, sarà una serata davvero speciale. Perché? Perché vi dico questo? Perché questa settimana stavo pregando al mattino prima di andare al lavoro con mia moglie e dopo aver pregato ho letto un verso, e questo verso che in Isaia, al capitolo 63, proprio il primo verso, dice così: chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente, costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza? Sono io, Gesù, che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. E allora io mi sono fermato, erano le 7:20, 7:30 del mattino, mi sono fermato a questo verso, non sono neanche andato avanti, no? E dicevo, ma io, quando mi chiudo nella mia cameretta, com'è che vedo Gesù? Qua dice, vestito splendidamente, magnificamente ammantato, fiero della grandezza della sua forza. Io vedo il suo splendore, vedo la sua magnificenza. Quando io mi chiudo nella mia cameretta, vedo la grandezza della sua forza, oppure quando vado in giro per strada, quando vado in chiesa il sabato con i miei amici, vedo la grandezza della sua forza, vedo un Gesù che è giusto. Allo stesso tempo vedo in Gesù il mio Salvatore. E allora ho detto, com'è che vedo io Gesù? Com'è che la gente vede Gesù? E ho iniziato a riflettere e mi sono accorto che a volte c'è un po' di confusione dentro di noi riguardo a Gesù, riguardo a quello che lui è, riguardo a come lui si muove, riguardo al suo carattere. E quindi ho pensato bene di iniziare un po' così a spulciare, no, i Vangeli, guardare un po' che cosa faceva, come si muoveva e parlarne con voi stasera. Gesù era un Gesù imprevedibile. In tutto quello che ho trovato, tutto quello che ho letto, io posso davvero riassumere, se devo riassumere in una parola, a parte potente, a parte Dio, cioè sarebbe Dio, però imprevedibile, perché da una volta all'altra non sapevi come si sarebbe mosso, anche se la situazione era simile, il suo comportamento era diverso. E poi era un Gesù fuori dagli schemi, un Gesù che perdonava gli indegni, cioè arrivava uno che davvero, cioè, se le meritava e come, e lui li perdonava, li amava. Poi dopo che cosa faceva? Resuscitava la gente. È fuori dagli schemi. È un Gesù fuori dagli schemi. Parlava in parabole. Cioè a me a volte al lavoro, se mi parlo anche italiano, faccio fatica a capire certi concetti. Figurati in parabole, se iniziano a farneticare, cioè dico... Capite? Cioè era un Gesù fuori dagli schemi, era un Gesù imprevedibile. E quindi ho deciso, tra tutte queste cose, di prendere tre cose che Gesù è e tre cose che Gesù non è. Ok? Ce ne sono un miliardo, veramente tantissime. Leggendo i Vangeli ne troviamo, cioè veramente ogni giorno della nostra vita possiamo decidere di analizzare un aspetto di Gesù e ne troveremo uno nuovo. Ma io ho preso queste tre e quindi voglio partire con il primo punto. E per il primo punto quello che io ho scritto è questo: Gesù non era un tipo
che piaceva a tutti. Non era piacevole, ma era qualcuno di davvero, davvero imprevedibile e indescrivibile. Non era piacevole perché? Non perché non fosse una buona persona, era una buona persona, faceva del bene, amava le persone, incoraggiava le persone, però dava fastidio. Era una persona che era davvero come un uragano. Quando lui passa, cambia le cose, trasforma, tu non puoi restare indifferente. Quando Gesù passa nella tua vita, qualcosa succede. O dici ok, dove abiti, come hanno fatto molti dei discepoli, dove abiti maestro? Vogliamo vedere dove abiti, vogliamo seguirti. C'erano i discepoli di Giovanni che hanno lasciato Giovanni, hanno seguito Gesù. Oppure lo odiavano, c'erano alcuni che sentendolo parlare lo odiavano, si scandalizzavano. C'erano altri ancora che appunto dicevano ok, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna? Di che cosa abbiamo bisogno? Capite? Nessuno restava indifferente, nessuno. Quindi questo è il Gesù di cui parliamo, è così che io vedo Gesù. Vedo un Gesù che può non essere una persona piacevole a volte, perché ci confronta, ma è davvero una persona indescrivibile. Amen? Amen. Proprio perché è una persona così diretta, così sicura di sé, che confronta il peccato. Io credo che se Gesù fosse qui oggi, so che è una cosa che avete già sentito, ma ci ho pensato anch'io. E credo che se Gesù fosse qui oggi, molti di noi non andremo nella sua chiesa. Non andremo nella sua chiesa molti di noi, perché? Pensate per esempio al sermone sul monte. Nel sermone sul monte Gesù parla un Vangelo, cioè racconta un Vangelo molto, molto forte. Cioè va al di là della religiosità, delle regole. Sai, fai questo, non fare questo, fai così, fai cosà. No, parla sempre del fare, ma parla di un fare sovrannaturale. Parla di un qualcosa dove noi non riusciamo facilmente ad arrivare e dove con le nostre forze sicuramente non riusciamo ad arrivare. E se mi proietti il verso, voglio farvi vedere. In Luca, al capitolo 6, ho preso solo un pezzetto. Dice: io dico, amate i vostri nemici. E potrei anche fermarmi qua veramente. Amate i vostri nemici a livello naturale. A quanti di voi viene da amare i vostri nemici? A me no. È la verità. A nessuno. Prendi anche i bambini. A nessuno viene da amare i nemici. Se sei proprio un bonaccione di carattere, al massimo dici, vabbè, fa niente. Ma non è che lo ami. Non è che gli offriresti un'aranciata dopo che ti ha fatto del male. Poi continua, dice, fate del bene a quelli che vi odiano, quindi offrigli l'aranciata. Quello ti odia, tu cosa fai? Gli offri l'aranciata, devi. Poi benedite quelli che vi maledicono. Arriva uno e dice, oh, ma quello è veramente un cretino, cioè una brutta persona. E tu devi dire bene di lui. Tu al contrario devi dire, no, io stimo veramente quel ragazzo, ma ha appena parlato male di te, fa niente, è davvero bravo, cioè ha tanti talenti, è una bella persona. Benedite quelli che vi maledicono, che vi odiano, che vi maledico. Pregate per quelli che vi oltraggiano. Poi arriva la parte bella, no? Dice, a chi ti percuote una guancia, porgigli anche l'altra. Quindi io arrivo qua, dico, e adesso Samu dovrebbe girarsi e porgermi anche l'altra. Ma cioè, tu immagina che uno che viene e fa così, ma non lo fa per scherzo come lo faccio io per farvi un esempio. Cioè, magari uno è davvero arrabbiato, cioè se la prende con te, magari anche ingiustamente, arriva, ti tira un ceffone che ti gira la faccia, ti rimane la cinquina qua in faccia. E tu cosa devi fare? Devi girarti. Dici, oh, vabbè, anche di qua, almeno è simmetrico. Quindi, un Gesù matematico, gli piace la simmetria. Quindi, vediamo appunto, cioè, un Gesù che è completamente fuori dagli schemi.
E quello che lui predica ti smuove, ti cambia, o ti scandalizza, o ti mette in discussione, dici ma io voglio essere così davvero, io voglio cambiare, cosa ci vuole, come andava da lui, cosa ci vuole per poter veramente vivere agli standard che tu stai fissando in queste parole? Infatti Gesù risponde a Nicodemo, dice devi nascere di nuovo, non lo potrai fare, non potrai farlo. Poi ci sono però persone che restano indifferenti. Ho appena detto che non puoi restare indifferente, è vero, cioè per 99% delle persone non puoi restare indifferente, qualcosa ti fa, ma ci sono anche quelli che restano indifferenti, quell'1% delle persone, un po' come Pilato, no? Che arriva a Gesù davanti a Pilato e lui lo guarda e dice, beh in effetti questo è un bravo ragazzo, non ha fatto niente di male, però forse non, sai, non reputo neanche così importante attivarmi, metterci la faccia per salvarlo, perché questi lo vogliono uccidere. Quindi, vabbè, non dico né bene né male, fate voi, capite? E c'è gente, ci sono persone, anche noi a volte facciamo così, purtroppo, secondo me c'è quell'1%, perché non può essere più di quello, perché davvero o ti scandalizza o davvero ti stravolge la vita Gesù. Ci sono persone che magari vanno in una chiesa, stanno là, dicono, vabbè, bello, sì, carino sto Gesù. Quando avrò bisogno magari lo pregherò. Per ora va tutto bene, non ho bisogno di lui. Che me ne faccio? Capite? Quindi è un Gesù che è così, o cambia, o trasforma la tua vita. Amen. Gesù era un tipo piacevole? No, ma era un tipo indescrivibile. E che tipo? Era un tipo indescrivibile, imprevedibile, meraviglioso. Amen. Secondo punto, seconda cosa che ho analizzato, positiva e negativa. E questo l'ho visto in primis nella mia vita. Appena ho conosciuto Gesù, un Gesù che non era legalista, ma portava libertà, portava verità e portava libertà. Ho visto un Gesù così, io ho conosciuto un Gesù così. Pensate per esempio alla donna samaritana. Gesù va, per chi non conoscesse la storia, cammina nel deserto con i suoi discepoli, si avvicina a un pozzo dove c'era dell'acqua da bere. C'era questa donna, dopo che parlano un po', lui a un certo punto dice, guarda, io potrei darti dell'acqua che non ti farà mai più venire a sete, un'acqua proprio fantastica, eterna, cioè è vita, capisci? E questo dice, vabbè signore, alla fine dopo che metti un po' in discussione, dice, vabbè ma tu ne manco un secchio, eccetera, dice, va bene, dammi di quest'acqua. E lui che cosa fa? La confronta, proprio gli dice la verità, gli dice portami qui tuo marito. E dice vabbè ma io non ho marito, e lui diceva è vero, hai detto bene. Quindi è un Gesù che dice la verità, è un Gesù che ti confronta, ma non è legalista, non è che dice ah tu hai avuto 5 mariti, andrai all'inferno, bla 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 bla, no, dice hai detto bene, hai detto la verità, sei sincera. Hai avuto 5 mariti e quello che ora è non è tuo marito, ci convivi, ok? Gesù è così che l'ha presa e gli ha detto, ok, tu vivi in questa situazione, io ti prendo da questa situazione, ti prendo da questo stato e ti dimostrerò che io posso e voglio cambiare la tua vita. Dopo che Gesù parla in questo modo a questa donna, questa donna che cosa fa? È meraviglioso, non è che si offende e dice ma tu non ti fai i fatti tuoi? Cioè io credo che, non so, a qualcuno che mi avesse detto ma senti, cioè parli tu che sei arrivato prima, hai avuto 5 fidanzate e mo fai tutto quello bello che sei sposato. Ma i fatti tuoi non te li fai. No, questa cosa fa? Riceve, ascolta, viene incoraggiata dalla schiettezza di Gesù, dal fatto che lui così
apertamente, tranquillamente affronta il suo problema, va e dice a tutti: ragazzi, ho incontrato il Cristo, colui che ti libera, colui che ti libera, ti libera. Io ero legata in questa situazione, ero qua legata e nessuno aveva il coraggio di dirmi che non stavo andando proprio bene. Me l'ha detto, mi ha detto la verità, quella verità che libera. Ho trovato il Cristo e da lì un sacco di persone sono andate da lui e hanno creduto, sono state cambiate. Quindi è davvero un Gesù che porta libertà. Noi a volte come Chiesa, non dico per forza questa, ma come Chiesa di Cristo, a volte siamo legalisti o magari siamo religiosi, giudichiamo le persone a volte. E ci sono persone che dicono: vabbè, Gesù ha detto, ha insegnato tante belle cose, perché la gente, anche se non viene in chiesa, anche se non crede in Dio, di Dio hanno sentito parlare. E molti dicono: però sai, io non sono proprio la persona giusta. Perché si fanno quell'idea di un Dio legalista, di un Dio che condanna, ma Gesù non è così. E non è così in primis per noi. Quando sbagliamo, non dobbiamo allontanarci da Dio, non dobbiamo allontanarci dalla Chiesa, non dobbiamo allontanarci dalla sua presenza, perché Gesù non è legalista. Al massimo ti dirà: senti, veramente l'hai fatta grossa. Non ti dirà: no, beh, dai, può capitare, capita anche ai migliori, la pacca sulla spalla. Non ti dirà: senti, l'hai combinata grossa, è la verità. Cioè, l'hai fatta molto grossa. E tu lì ti sentirai incoraggiato. Come? Non lo so. Però ti sentirai incoraggiato, perché ti ama, perché non, cioè, quando parla non rilascia giudizio, rilascia libertà. Quando lui parla rilascia libertà, rilascia perdono, è quello che esce da lui, è quello che fuoriesce da ogni parola che dice: libertà, perdono, amore. Quindi ti dirà la verità cruda, così com'è, ma tu ti sentirai amato, così ha fatto con me. Io non sono venuto a Dio perché mi hanno detto che ero bello o che ero bravo. Io sono venuto a Dio perché ho iniziato a conoscere un Dio che mi diceva la verità, mi diceva quanto, è un po' brutta da dire così, ma quanto facessi schifo in alcune cose. E nello stesso momento mi dava perdono e una soluzione. Perdono è una soluzione. Io ho conosciuto un Dio così, che ha trasformato la mia vita, che ha preso me da là dove ero, mi ha ripulito tutte le volte che era necessario, tutte le volte che era necessario. Ho sbagliato anche nelle stesse cose più volte, sì, e quindi mi ha preso senza giudizio, senza essere un Dio legalista, senza fare tutte queste cose qua che a volte noi facciamo purtroppo. Mi ha preso e dai, di nuovo, io ti ristabilisco. Io ti perdono, dove hai sbagliato? Qui, ok, guarda che te lo dico che hai sbagliato, non faccio finta di niente, e te lo dico che hai sbagliato per la settima volta, nello stesso punto, nello stesso errore, e sapevi, avresti potuto evitare, ma non sei tagliato fuori dalla mia lista, non sei tagliato fuori, ci sei, e io sono per te, e io sono con te, e io davvero intercedo per te, e tu ce la farai, e questo è il Gesù che conosco. E questo è il Gesù che conosco. E io sono certo davvero che se Gesù fosse seduto qui, vicino a chiunque di noi, a parlare così a tu per tu, tu non ti sentiresti giudicato. Per quanto nella tua vita ci possa essere tranquillità oppure sporcizia totale, io conosco e credo in un Gesù e leggo nella Bibbia e vedo un Gesù che si siederebbe vicino a te e tu non ti sentiresti accusato, che si siederebbe vicino a te, ti prenderebbe dalla tua sporcizia e dice: ok, va bene, su, andiamo Gabri, quante volte? Ok, hai sbagliato, ottimo no, hai sbagliato, senza ottimo, hai sbagliato, ti ristabilisco, ti perdono, sono qui vicino a te, ti amo, amen. Quindi punto 1,
Gesù non era un tipo piacevole, ma era imprevedibile e indescrivibile. Il punto 2, non era legalista, ma era un Dio che libera. E Gesù è uno che libera, amen. Il punto 3, Gesù non è uno che sta là lontano e aspetta che qualcuno lo trovi e che qualcuno lo cerchi. Non è un ricercato, wanted, ma è un ricercatore, è uno che si mette a scavare, è uno che si mette davvero a cercare le persone. E da quando apri la Bibbia, tu leggi la storia di Adamo, Dio cercava Adamo nel giardino dell'Eden, poi vai avanti, sempre nella Genesi, e vedi che Dio andò incontro ad Abramo, non era Abramo a cercarlo, vai ancora avanti e vai nell'Esodo e trovi un Dio che apparve a Mosè in un pruno ardente, perché ci sono quelli un po' più distratti che camminerebbero per strada senza accorgersene di niente, quindi hanno bisogno di vedere un pruno che prende fuoco e non si consuma. E Dio fa questo. Oppure un Dio che va incontro a Saulo sulla via per Damasco. Saulo stava andando con i permessi da Gerusalemme a perseguitare i cristiani. E vedi un Gesù che lo incontra là. Saulo non stava pregando, non stava cercando Dio. Stava andando a perseguitare la sua chiesa. È Gesù che l'ha cercato. Lo stesso si può dire di Mosè. È vero che i 40 anni nel deserto, lo diciamo spesso, sicuramente saranno stati di equipaggiamento, di preparazione, ha forgiato il carattere di Mosè. Ma Mosè non stava pregando, intercedendo, cercando Dio quando Dio si è rivelato a lui. Anzi, era talmente distratto che camminava, passeggiava, ha visto un pruno ardente. Sa che mi avvicino, lo dice la Bibbia, non sto scherzando, mi avvicino a vedere che cos'è. Cioè, capite, non era Mosè che era così inginocchiato a intercedere, Dio che venga il tuo regno, il tuo Cristo, alleluia e così via. Cioè, capite? No, non era così. Mosè stava passeggiando, stava facendo i fatti suoi, non so di preciso dove fosse, non ho mai visto quei posti, ma era tranquillo a farsi i fatti suoi. E Gesù lo incontra, Dio lo incontra, gli va incontro. Come? Questo ha bisogno di un miracolo un po' più grande, di spettacolare. E gli fa il miracolo spettacolare e gli parla. Amen. Quindi, se Dio è un Dio che non sta lì ad aspettare che tu lo cerchi, ma è un ricercatore, proprio il ricercatore che cosa fa? Il ricercatore si mette, dal nulla deve trovare tutto, si mette, inizia a scavare e ritenta, riprova anche all'università, cioè i ricercatori, quando scoprono nuove cose, fanno i viaggi sulla Luna e così via, quanti fallimenti fanno prima di riuscirci? Un sacco. Partono da una supposizione, a volte impossibile, e ci arrivano. Dio è così, è un ricercatore. Dice, guarda, c'è Jerry che è veramente duro, non importa. E io riprovo, e riprovo, e riprovo, e provo in questo modo, e non ha funzionato, e riprovo in quest'altro modo, e non ha funzionato, e riprovo, ancora, e non smetto. E io sono certo che se Dio arriva, trova il tuo punto e arriva nella tua vita, ti stravolge. Quando lui ti incontra, come ha incontrato a Mosè, come ha incontrato a Saulo, come ha incontrato ad Abramo, lui cambia e stravolge completamente la tua vita. Amen. Non resterai lo stesso. Lui arriverà là, ti prenderà e ti solleverà, ti dirà ok, ora ti ho trovato, ora finalmente ho trovato la quadra, ora finalmente sono riuscito a piegare Geri, sono riuscito a piegare Saulo, e non sono qua a dirti Saulo, che cosa hai fatto alla mia chiesa, eh? No, gli dice, guarda, va tutto bene, eh? Io sono il Gesù che tu perseguiti, ti dico la verità, non ti mento, non ti dico capita a tutti, ti affronto, ti dico la verità, sono Gesù che tu perseguiti, mi stai facendo tanto male, ma se tu vai là, vedi che verrà un uomo e pregherà per te, e tu recupererai la vista. E poi dopo inizia a ristabilirlo, gli mette intorno delle persone che lo discepolano, che si prendono cura di lui, perché all'inizio tutta la chiesa aveva paura di lui. Capite? È questo il Gesù che conosco.
che quando tu sei davvero il peggiore, prende i più coraggiosi, te li mette vicino e dice: ok, prendetevi cura di lui e io insieme a voi mi prendo cura di lui e lo incoraggio e lo tiro su e ancora e ancora e ancora. Legalismo? No. Giudizio? No. Visione? Sì. Sogni? Sì. Amore? Sì. Perdono? Sì. Questo è il Gesù che conosco. Amen. Mi piace molto la storia di Osea. Sono certo che molti la conoscete. Se non la conoscete, dovreste. Ok? Se non la conoscete, prendete la Bibbia. Non dico stasera, tanto non lo farete. Nelle prossime settimane, quando vi capita, leggete la storia di Osea. È bella. È bella, ti tocca. Cioè, non ti lascia indifferente. Come Gesù non ti lascia indifferente, quella storia non ti lascia indifferente. È la storia di un uomo di Dio, un uomo che cammina con Dio. E che cosa fa? Dio gli dice: ascolta Osea, tu devi fare questa cosa, devi andare e devi sposare questa donna. E quella donna, guarda caso, era una prostituta, ok? Non era una prostituta convertita e non aveva smesso da qualche anno a fare quello che stava facendo, stava lavorando, stava fatturando, diremmo oggi a Milano, ok? Quindi Dio gli dice questo, gli dice: Osea, tu devi andare da questa donna, la devi sposare e la devi amare, la devi curare, la devi portare a casa tua. Quindi Osea la prende, la porta a casa sua, la ama, la cura, si prende teneramente cura di lei. Lei sicuramente a un certo punto, magari all'inizio, sai, era rigida, nessuno le ha mai dimostrato amore, quindi si scioglie un po', si lascia amare, si lascia curare, gli permette di andare in intimità, no? Dopo un po' di tempo la Bibbia racconta che questa donna che cosa fa? Non si sa per quale motivo o perché, prende, se ne torna esattamente dove era. Se ne torna esattamente dove era. Non so, a Milano ci saranno i benzinai e così via. Ai tempi non so dove stessero le prostitute, ma se ne è tornata esattamente dove era. Quindi lui va davanti a Dio e dice: Dio, la donna che tu mi hai detto di sposare e che io ho ascoltato, ubbidito, ho curato teneramente, l'ho amata, ecco che cosa ha fatto, è tornata esattamente là. Dio gli dice: non ti preoccupare, torna a riprenderla, torna a riprenderla. Quindi lui che cosa fa? Torna, la riprende e la porta a casa, la porta a casa, la ama, la cura. Questa volta la deve davvero perdonare, perché la prima volta dice: oh, cioè è ok, è una persona da ristabilire, la seconda volta la devi anche perdonare, dici: come, ti ho amata, stavamo così bene e tu te ne torni, com'è possibile? Quindi la perdona, la ama di nuovo, no? La ristabilisce, stanno bene insieme, dopo un po' di nuovo scappa. A quel punto, no? Lui un po' discute con Dio, parla, e che cosa gli dice Dio? Dice: ascolta, questo è il mio popolo, questa è la mia chiesa, questi siete voi, questo sei tu Andy, questo sei tu Jerry, questo sei tu Samu. Quando io ti amo, quando io ti prendo, ti curo, lavo le tue ferite, mi prendo cura di te, ti amo teneramente, però poi dopo torni nella tua sporcizia e io, sai che cosa faccio? Io non ti giudico. Io zitto zitto ritorno ancora una volta da te, sono io che ti cerco e ti ricerco, vengo da te, ti prendo da dove sei e di nuovo ti ripulisco, ti incoraggio, ti tiro su, fascio le tue ferite e ti ristabilisco. E se c'è bisogno lo faccio ancora e ancora, fino a quando? Fino a quando ci sarà bisogno, fino a quando riuscirò a portarti là dove io ho deciso che tu arriverai. Amen. Quindi abbiamo un Gesù imprevedibile, un Dio imprevedibile, che ama in un modo imprevedibile, che si muove in un modo imprevedibile, che opera miracoli in modo imprevedibile. Pensate che molti, come io non mi permetto di dire, vi sto spiegando come Gesù, sto solo dicendo tre aspetti
che ho considerato di lui. E molti hanno cercato di inquadrarlo, sicuramente anche ai suoi tempi avranno pensato di inquadrarlo, ok, Gesù come si muove? Fa i miracoli così, apre gli occhi facendo il fango, e magari la prima volta l'hanno fatto anche loro, ha messo un po' più di sputo, è venuto un po' troppo morbido e collava. Allora la seconda volta hanno preso un po' di meno, un po' più rigido, è rimasto sugli occhi. Cioè, ci hanno fatto un po' di tentativi, quando magari sono riusciti a farlo giusto, Gesù ha cambiato metodo. Quindi era imprevedibile. Gesù è imprevedibile, come si muove in maniera imprevedibile. Ma che cos'è che lo caratterizza davvero? Che cos'è che lo caratterizza davvero? Questo cuore, come abbiamo visto nella storia di Osea, io non ti giudico, io non ti giudico, io vengo a prenderti, io ti vengo a prendere, ti porto a casa mia, ti porto là dove so che tu sei al sicuro, dove so che tu sei al sicuro, ti porto, mi prendo cura di te e ti ristabilisco. E tu probabilmente sbaglierai ancora, non importa, ancora una volta ti prendo, ancora una volta ti ristabilisco, fin quando ci sarà bisogno. Amen? Il cristianesimo ha a che fare con il godere di un Dio così. Il cristianesimo non è conoscere a memoria tutta la Bibbia. Veramente stimo chi la conosce a memoria, è una bella cosa. E non è né conoscere la storia delle religioni e così via. Il cristianesimo è godere della presenza di un Dio così, di godere della presenza di un Dio amorevole, di conoscerlo così, di conoscere il suo cuore, di avere il coraggio quando la fai grossa di tornare da Lui, così come sei, beccarti l'affronto, quello vero, che non ti dice, non ti unge la ripresa, come diciamo noi la regola del panino, no? Prima un po' incoraggi, poi dopo la batosta e poi dopo li incoraggi ancora, così uno non ci rimane troppo male. No, Gesù ti dice la verità, ti dice guarda, è così che l'hai combinata, ma ti amo, ti prendo, ti ristabilisco, vieni a casa con me, vieni con me che qua non stai bene. Amen? Adesso voglio chiamare qua il gruppo di lode e voglio chiedervi, nel frattempo, voglio chiedervi di chiudere gli occhi perché voglio raccontarvi una storia. Voglio farvi un po' di domande che mi sono fatto io. Mentre chiudi i tuoi occhi, pensa a questa domanda. A chi assomiglia il tuo Dio? Il tuo Dio è così? Assomiglia a questo Gesù di cui abbiamo appena parlato? Assomiglia il tuo Dio a questo Gesù? A questo Gesù indescrivibile, liberatore, ricercatore, amorevole, che non giudica. Il tuo Dio, il nostro Dio, il mio Dio personale, quando mi faccio questa domanda, a chi assomiglia? Assomiglia al Dio di Paolo, che l'ha incontrato sulla via di Damasco? E nonostante Paolo stesse andando a perseguitare la Chiesa di Gesù, gli dice solo: Paolo, sono il Signore, sono quello che tu perseguiti. E lo ristabilisce. Assomiglia a questo il tuo Dio? Prova a immaginare un po' questa scena. Tu sei, diciamo, a Venezia, in piazza San Marco, una piazza bellissima. C'è un bel bar, c'è un tavolino per due persone fuori,
e tu hai appuntamento con Gesù. Se seduto là, lui arriverà tra 5-10 minuti, hai 5-10 minuti di tempo per te, così per pensare alle tue cose. Mentre aspetti, non so, magari pensi al nulla o semplicemente pensi a cosa gli vuoi raccontare o come gli vuoi raccontare. Oppure magari pensi a come scusarti o a come giustificarti. Quando arriva Gesù, prova a immaginare che cosa ti direbbe e che cosa farebbe appena arriva. Riesci a immaginare un Gesù che ti sorride entusiasta, si avvicina, ti abbraccia, e anche se magari lo vedi tutti i giorni, così con quell'entusiasmo di una persona che ti vuole tanto bene, si avvicina a te, neanche ti fa star seduto, non è che dice oh che bello vedi, ti fa alzare, ti stringe, ti abbraccia. O magari hai immaginato un Gesù che arriva un po' con la faccia triste. Arriva un po' con la faccia triste perché lui sa molto bene che prima dell'appuntamento con lui tu hai peccato. Ti senti in difetto e con la voce tremante lo saluti e magari lo guardi da sotto il sopracciglio, non ti alzi per salutarlo come si deve perché non ti vergogni. Oppure magari hai immaginato Gesù che arriva e dice wow, alla buon'ora, è da un sacco che non ti vedevo. Io ho letto nella Bibbia, ho letto nella parola, ho sperimentato un Gesù che si avvicina a quel tavolino esattamente come si è avvicinato a Paolo, a Saulo, si avvicina a quel tavolino e dice Andy, ciao, mi sei mancato, vieni a me, e mi abbraccia e inizia a condividere con me i suoi progetti come se io fossi in grado di supportarli, di portarli avanti. Me li racconta come se io fossi pronto per prendermene carico dei suoi progetti e portarli a termine. Io magari non è che sto proprio in forma, ma mi immagino Gesù così, con quell'entusiasmo. Dice wow, questo faremo e lo faremo presto, io e te. Quel Gesù che ha preso Saulo e lo ha ristabilito e ha fatto di Saulo l'uomo che ha evangelizzato tutta l'Asia e ha scritto 3/4 del Nuovo Testamento. Ha condiviso i suoi progetti con l'uomo più temuto dei cristiani. Io vedo un Gesù che viene al tavolino così. Se il mio Dio, se il tuo Dio non assomiglia a questo Gesù, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Perché Gesù dice nella sua parola, chi ha visto me ha visto mio padre. Chi ha visto me ha visto mio padre. Quindi se il padre è come Gesù, se il Dio tuo, il Dio mio è diverso da così, forse stiamo sbagliando qualcosa. Gesù ci sta dicendo,
guarda, Dio è un Dio amorevole, è un Dio che non giudica, è un Dio che non accusa, è un Dio non legalista ma che libera, è un Dio che prende la tua vita e la ristabilisce, indipendentemente da dove ti trovi, prende la tua vita e la ristabilisce. Se sei magari soltanto timido, dici guarda, non ho una vita che è un disastro, la mia vita è buona, e sei una persona timida, ti prende, ti incoraggia e ti mette nelle situazioni in cui tu imparerai ad essere audace, coraggioso, ti spingerà e continuerà a condividere i suoi progetti, i suoi sogni con te, come se tu fossi coraggioso. Se invece sei nella sporcizia, arriverà e non ti dirà, no guarda, va tutto bene, ti dirà, guarda, sei nella sporcizia, come ha detto alla samaritana, tu vivi in questa situazione, ma io, il mio progetto per te è un altro, ora te lo condivido e farò in modo che questo diventi verità nella tua vita. Farò in modo che diventi verità e realtà. Quanto ci vorrà? Dipende. Quante volte sbaglierai? Non importa. Sono qua, ogni volta ti riprenderò, ti ripulirò, ti ristabilirò. Alzatevi in piedi, per favore. Cantiamo insieme questo brano che dice proprio degno che tu perdoni i miei peccati, che è proprio questo il Dio che abbiamo, degno che perdona i nostri peccati. Mi inchino
noi stiamo alla presenza di Dio, alla presenza di Gesù, di questo Gesù che è andato incontro a Saulo, di questo Gesù che ha ristabilito la Samaritana, di questo stesso Gesù che ama me. A volte lo rendiamo impersonale perché pensiamo alla storia di Saulo, alla storia della Samaritana, ma è questo Gesù, è questo Gesù che viene a me esattamente come Osea andava da sua moglie ogni volta che io sbaglio. Questo Gesù che viene a te quando magari sei stato davvero pessimo e hai distrutto a parole una persona, e viene a te e ti dice: sei ancora mio figlio, hai sbagliato, ho bisogno di modellare il tuo carattere, ma ti amo. Vieni da me, vieni con me, ti insegnerò come si fa. Questo Gesù che viene a te dopo che magari hai vissuto nella menzogna, magari hai lottato con un peccato che hai tenuto nascosto per molto, e viene a te, viene a me e dice: guarda, questo peso non è il tuo, non continuare a nasconderlo, non continuare a tenerlo, non puoi sopportarlo, vieni a me, vieni a me, io ti porterò a casa come Osea, ti amerò, ti ristabilirò. Questo è il Gesù che stiamo adorando, è questo il Gesù al quale cantiamo degno, è questo il Gesù che perdona i nostri errori, è questo il Gesù. Yeah.